Salve a tutti, voglio suggerirvi, sono il professor Samari Francesco, scusate, desidero suggerirvi come una regola molto importante per risolvere le equazioni o disequazioni di secondo grado qualora si presentasse un doppio radicale, cioè una radice all'interno di un'altra radice. Vi ricordo che la soluzione di un'equazione di secondo grado espressa dalla nota legge meno b più o meno radice di delta fratto 2a, e in questo caso potrebbe capitarci di avere un delta pari ad un numero reale più o meno un numero all'interno della radice. E conseguentemente segue che il nostro x12 sarà pari a meno b più o meno la radice di a più o meno la radice di b. Ed ecco che qui si verrà a creare una doppia radice. Mi raccomando, questo A e questo B sono dei numeri inventati, A e B qualsiasi, non sono i coefficienti A, B e C relativi all'equazione di secondo grado. In questo caso sarà importante ricordarsi questa regola per cercare di semplificare la radice di A più o meno la radice di un altro numero utilizzando questa formula. Quindi tutto questo sarà pari linea di equazione al denominatore 2, al numeratore a più radice del primo numero al quadrato meno il secondo numero, più nel caso avessimo il più, meno nel caso avessimo il meno, ripeto, possiamo dire o più o meno, la radice ancora a al numeratore, questa volta meno radice di a quadro meno b, tutto fratto 2. Facciamo un esempio per capire come risolvere questo tipo di esercizi che a volte bloccano i miei studenti. Allora, si abbia un'equazione di secondo grado di questo tipo, quindi 2x quadro aperta tonda, 2 radical 5 più radice di 3, chiusa tonda, tutto per x più radice di 15, uguale a 0. Si va a calcolare il delta, che ricordo essere pari a b quadro meno 4ac. In questo caso il nostro termine b è 2 radice di 5 più radice di 3, che andrà tutto al quadrato, meno 4 volte per a che è 2 per c che è radice di 15. Allora si deve risolvere il quadrato del binomio 2 radice di 5 più radice di 3. Ricordo, si risolve facendo il quadrato del primo termine più il doppio prodotto del primo per il secondo più il quadrato del secondo termine. Quindi il quadrato di 2 radice di 5 sarà 2 per 2 è 4, radice di 5 per radice di 5 è 5, più il doppio prodotto del primo termine 2 radice di 5 per il secondo più il quadrato di radice di 3 che è 3, meno 4 per 2 è 8, radice di 15. Vi faccio notare che radice di 3 per radice di 5 è proprio radice di 15, quindi 4 radice di 15 meno 8 radice di 15 sarà meno 4 radice di 15, e 4 per 5 è 20, più 3 23, meno 4 radice di 15. Ci siamo trovati a questo punto il nostro delta, quindi le nostre soluzioni saranno pari a x12 uguale a meno b, ma b è 2 radice di 5 più radice di 3, più o meno radice di delta, che è proprio pari a 23 meno 4 radice di 15, tutto fratto 2 volte a. A mi sembra che era 2, invece 2. Ok, allora a questo punto proviamo a risolvere la radice di 23 meno 4 radice di 15. Allora, per prima cosa vi consiglio, anzi, dovete portare il 4 all'interno della radice di 15, perché se vedete, io la formula ve l'ho posta come a più o meno la radice di un numero. Noi abbiamo un numero fuori dalla radice e un numero dentro, e tra di essi c'è un prodotto. Allora, portando il 4 all'interno avremo 16. 16. Uso la calcolatrice, 16 per 15 è uguale a 240. Quindi tutto questo è uguale a 23 meno radice di 240. Benissimo. A questo punto utilizziamo la regola che vi ho appena dato. Quindi a, ossia il primo numero che è 23, questa volta più 23
per 23, possiamo scrivere anche 23 al quadrato meno 240 tutto fratto 2, poi abbiamo il meno e scriveremo il meno 23 meno questa volta 23 alla seconda meno 240 allungo le radici fratto radice di 2 uguale. Io nel tempo che faccio i calcoli a me eccetera eccetera voglio darvi che sono uno youtuber, una persona che guadagna su YouTube eccetera eccetera, voglio solo aiutare gli studenti o le persone che desiderano imparare qualcosa in più sulla risoluzione delle equazioni o di equazioni di secondo grado. Non sto registrando in diretta, quindi se dovessi commettere qualche errore accettatelo, perché nelle mie registrazioni insomma non capiterà mai quello che vi capita sempre di vedere, cioè vengono montati video e poi vengono ritagliate tutte le parti che vanno male. Io sono in diretta, se qualche passaggio dovessi sbagliarlo cercherò insomma di accorgermene per tempo e non insomma meravigliatevi di questo. Allora, 23 al quadrato meno 240 dalla calcolatrice mi esce 289, quindi abbiamo la radice di 23 più la radice di 289 mezzi meno 23 meno la radice di 289 che mi sembra essere 17 al quadrato. Sì, 17 al quadrato, quindi andiamo fare un ulteriore passaggio, la radice di 23 più 17 mezzi meno la radice di 23 meno 17 tutto fratto 2. Benissimo, 23 più 17 è 40, mezzi è 20, radice di 20, 23 meno 17 è 6, diviso 2 è 3, è radice di 3 meno radice di 3. 20 lo posso scrivere come 4 per 5, 4 è 2 alla seconda, quindi lo posso scrivere come 2 radice di 5 meno radice di 3. Benissimo, vedete che avevamo una radice all'interno di un'altra radice e l'abbiamo risolto come 2 radice di 5 meno radice di 3. A questo punto ritorniamo alla formula della risolvente x1,2. Quindi x12 è pari a meno, apro tonda, 2 radice di 5 più radice di 3, più o meno, abbiamo già risolto la radice di destra, che è 2 radice di 5 meno radice di 3, tutto fratto 2a, che è 4. A questo punto possiamo pensare di trovarci immediatamente x12, freccetta su, x1, freccetta giù, x2, uguale, meno 2 radice di 5, meno 2 radice di 5 è meno 4, vi faccio dei calcoli a mente, meno 4 radice di 5 e radice di 3, meno, quindi si semplifica, diventa più, meno radice di 3 più radice di 3 se ne va, rimane solo 4 radice di 5 diviso 4. 4 e 4 si semplifica, viene meno radice di 5. Salto i passaggi banali, eh. X2 lo risolvo andando a sommare, quindi meno 2 radice di 5 più 2 radice di 5, questa volta se ne va il 2 radice di 5, meno radice di 3 meno radice di 3, avrò meno 2 radical 3 fratto 4. 2 e 4 si semplifica, 2 e 1 meno radice di 3 fratto 2. Quindi x con 1 è meno radice di 5, x con 2 è meno radice di 3 su 2. E abbiamo risolto l'equazione, scusate, equazione di secondo grado abbastanza complessa che potrebbe Se vi è piaciuto il video, vi chiedo di mettere un like, di mettere mi piace, di seguirlo, di postare domande e ovviamente se ci sarà un seguito da parte vostra.
cioè un desiderio, se questo video sarà accolto positivamente, potrei pensare di dedicare ulteriore tempo a registrare video per risolvere esercizi più o meno complessi di natura matematica, fisica, ingegneristica, robotica e quant'altro. Vi ringrazio per la pazienza, spero di non avervi annoiato e vi auguro una buona giornata.